Allora, vediamo se ci siamo. Buonasera ragazzi, ragazze, ragazze e ragazzi. Dobbiamo dare le giuste priorità. Quindi, buonasera ragazze e ragazzi. Benvenuti, mettetevi comodi in questa diretta di FM Pezzali. Sulla pagina, sul profilo di FM Pezzali, dove tra poco avremo un ospite straordinario, splendido, gentilissimo, eccezionale, che accompagna il nostro Max Pezzali in tutti i suoi concerti, in tutta la sua storia musicale. Beh, le presentazioni sono dovute. Io sono Edo. Buona serata Luci, buonasera Max, Pezzali Forever. Ciao Gabri, buonasera, ciao Elettra. Dicevo, le presentazioni sono dovute. Io sono Edo, sono l'amministratore, l'admin della pagina Viva gli anni 90, ma come mi è già capitato in altre situazioni, mi trovo qui a condurre in maniera super entusiasta. Ciao Nico, sono qua a presentare e a gestire questa live con Ernesto Ghezzi, che avremo qua tra pochissimo, giusto il tempo di... Ciao Mattia, giusto il tempo di farlo venire nella live. E bene, sono felicissimo. Quindi dicevo, io sono Edo, ringrazio la pagina FM Pezzali dove ci troviamo, che voi seguite sicuramente. Ciao Felice, ciao Carla, l'admin. No, perché quando ho fatto la live con Alpha Woman mi ha cazziato, perché io dicevo admin. E lei ha detto che si dice admin. E dico, ma il problema dove sta? Ciao Alessio, ciao Lucio, ciao Sfideli. Intanto mando l'invito a Ernesto. Vediamo se ce la facciamo. Eccolo qua. Facciamo arrivare Ernesto. Quando arriva Ernesto, che ci fa vedere che c'è, lo facciamo entrare in live. Quindi ringrazio la FM Pezzali per tutto quello che fa e che sta facendo, per le occasioni che mi sta dando di parlare con la storia della musica italiana, il Ghetto Totò ai tempi, oggi con la band che viaggia insieme a Max, che lo accompagna in tutto quello che fa. E sono veramente veramente contento e ringrazio nella fattispecie in questo caso Giuseppe. E va bene così. Leggo qualche messaggio. Lucy, diminutivo di Lucia. Poi vediamo, grande Paola. Paola, grande Paola, ok. Ciao Mattia, ciao Still Lab, ciao ragazzi. Tra pochissimo ci colleghiamo con Ernesto, tra pochissimo mettiamo anche, facciamo partire la live anche su Facebook, dove poi sarà disponibile, potrete vederla sempre. Grandi admin, e anche a me grazie Torpal Official, grazie mille. Sì, effettivamente i ragazzi qua stanno facendo un lavoro grandioso. Poi faremo un quiz a Ernesto, vediamo se è preparato col Max Quiz volume 2, che non so se conoscete, ma ve lo faccio già vedere, che è il libro con tutti i quiz su Max e sugli 883. Poi gli faremo questo, niente ridere. Io non saprei mai rispondere a tutte queste domande. Allora, vediamo se riusciamo ad avere in live Ernesto, che sto vedendo se è già entrato. Eravamo... soltanto una questione di organizzarsi, cioè ci stiamo organizzando. La canzone di sottofondo, che tra poco adesso abbassiamo perché non vorrei mai che ci uccidessero per i diritti, la riconosci? Dai, ditelo voi che canzone è la canzone di sottofondo, ragazzi, voi, se non lo sapete voi, che siete un'enciclopedia di Max e degli 883. Allora, beh, Gabri sì, la conosce bene. Ernesto suona la pianola, adesso glielo dirò, la pianola, vediamo cosa mi dice Ernesto quando gli parlo della pianola, se si può definire la pianola, dice che è il migliore. Vedi che anche Ross ha letto la pianola e si è fatta una risata. Bravo Max Pezzali Forever, sembro matto, ecco che abbiamo Ernesto. Allora io faccio partire la live su Facebook. Bene, 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 bene.
Signore e signori, ecco qua con noi Ernesto Ghezzi. Ciao a tutti, Ciao ciao Edo, Ernesto, come come stai? stai? Allora, già ecco, insomma, adesso vedo la mia faccia piena di scritte, non mi vedo, però te ti vedo benissimo. Grazie, anch'io no, anch'io ti vedo benissimo. Sì, ci sono le scritte, ma vabbè, sono tutti i commenti che poi ti toccherà vederle, leggerli. Ah, sicuro. Senti, ti faccio subito una domanda, poi entriamo nel vivo, ma si può definire la pianola quella che tu suoni? Perché ho letto un commento che diceva che tu sei il più bravo a suonare la pianola. Devo dire che pianola è veramente qualcosa. Potrei mettermi un cappio al collo per pianola. Pianola penso subito alla Bontempi, a quelle tastiere con cui si impara a suonare. La prima tastierina che ti regalano per vedere se hai voglia di Esatto. Io ce metterti l'avevo, quella con i a numeri, che tu avevi non uno suonare. spartito, ma i numeri, quindi schiacciavi i tasti e facevi la canzone. E io non sono mai Esatto. andato oltre a quello. La Bontempi. Quella è la pianola. Quella era la pianola. Non è proprio la stessa cosa. Diciamo che insomma ci sono pianole e pianole. Via. Ciao Ernesto, come stai? Come stai passando questo periodo entusiasmante di coronavirus? Ma guarda, è frastornato, però tutto sommato per qualcosa bene, per qualche altro aspetto magari meno bene. Di sicuro il tempo per pensare non ti manca. Quindi tu stai Poi. facendo, producendo, lavorando. Sì, perché comunque alla fine ti saltano addosso tutti quelli che sanno che magari in altri momenti non avrebbero, diciamo, il tempo di chiederti certe cose e dice, vabbè, tanto non puoi dire di no in questo periodo. E quindi in realtà sto registrando Pericolosissimo, un non hai casino. scuse, non hai No, scuse. sto registrando tantissimo in questo periodo proprio per questo motivo, però insomma, va anche bene. Che uno dice, ma ti puoi inventare, non so, ho la febbre, no? Non permetterti nemmeno di La dirla una febbre ce la cosa del puoi. Io ti genere. sento perfettamente, tu? Ok. Io adesso sì, secondo me si è un po' Okay. sistemata adesso la Anche se io non comunicazione. leggo più niente, si è bloccata la schermata che ho sotto e non Te li leggo io dopo, anzi dico a No, tutti i ragazzi, se volete fare vabbè. domande usate il tasto con il punto di domanda, così poi le leggiamo tutte e non rischiamo di perdere con tutti i commenti che ci sono. Ti volevo fare, dal nome di Giuseppe e di tutto lo staff di FM Pezzali, un ringraziamento per la tua disponibilità e cortesia. Davvero, ci tenevano tantissimo perché sei stato incredibilmente disponibile. Ma scherzi, perché non ho fatto niente di speciale, assolutamente, non c'è bisogno. Perché credo che adesso ti chiedano dei soldi, che chiederanno un Ah! bonifico e quindi sono portati avanti. È l'unica cosa di cui non ho disponibilità. Vedi. Guarda quanti saluti che ti arrivano. Subito con le domande, perché ne abbiamo tantissime. Soprattutto ci siamo portati avanti, abbiamo fatto un po' di richieste, ce ne hanno mandate, quindi abbiamo un po' di domande da leggerti più avanti. Ah, ok. Guarda, partiamo da questa che leggo subito nei commenti, che mi fa sorridere. Lucio Soprani dice: ma chi è Ernesto Ghezzi? Cosa c'entra con Max? Il problema è che io ho fatto il grave errore di dirlo anche ad amici che conosco nella vita reale e quindi Lucio è uno di questi e sa benissimo, però è chiaro che adesso. Quando hai iniziato tu con Max? Io in realtà ho iniziato a suonare con Max nel 2004. Ci eravamo conosciuti quando io suonavo con Eros, quindi si parla del 2001, perché fecero dei concerti insieme. E poi niente, nel 2004 lui decise di fare un cambiamento, infatti è l'anno in cui è passato da 883 a Max Pezzali. E niente, mi chiamò da quel Quindi tu sei lì momento. da quando lui ha iniziato la sua carriera solista? Sì, sono Dal lì da. primo giorno, dal primo concerto? Credo di sì. Sì. Dal primo playback. Come primo playback? E nel senso che praticamente la prima cosa che abbiamo fatto non è stato un concerto dal vivo, ma è stato un Top of the Pop. Allora sì, un primo playback. Com'è un playback per un musicista? Ah, guarda, allora, la cosa divertente di un playback è che puoi fare il cretino finché vuoi, perché tanto non sbagli mai. Però diciamo che poi alla fine dici, che
Mazzera, se potessi mettere le mani e suonare davvero, cioè, E lì di ovviamente sicuro. è tutto staccato, no? Non Beh, c'è certo, suono. sì. La vedi questa tastiera? È lo stesso effetto. Se io faccio così, non suona nulla. No. Beh, però tu Niente, che però c'hai quindi. lo strumento amplificato, ok, ma quelli che suonano la batteria per finta, non gli viene Ah, ogni la tanto la batteria è, voglia per di fare usare un fai. gergo abbastanza capibile, è stoppato. Cioè, quindi la batteria invece di fare. Ma quando poi comunque mentre fai la performance ti buttano addosso una quintalata di volume, neanche il batterista sente più. Quindi anche con tutto l'impegno del mondo in quel momento voi siete con eravate, siete con volumi così alti che tanto potete, no, non potete Sì, far anche andarci perché di sopra. solito chiaramente, cioè, voglio dire, questo non succede solo in una trasmissione che magari lo richiede, ma può succedere anche se devi registrare un video, lì diventa magari un pochino più complicato, però comunque cerchi sempre di compensare con un bel volume, anche perché devi, cioè se non hai un po' di pompa sotto è difficile che ti emozioni nel modo giusto anche tu mentre lo fai, no? Guarda, io ho mille domande, ma i commenti mi destabilizzano Ma mi perché, dispiace non leggerli, cazzo. no, perché dice Desmoleo, che sicuramente tu conosci, che Ernie a beach Un'altra volley domanda. sei fortissimo. Mi piacerebbe tanto, però insomma. Tu giochi a Allora, beach? sì, io adoro giocare a beach volley. Ci gioco e lui è un ragazzo col quale giochiamo spesso a beach volley, che tra l'altro io sono nel 72 e lui è 1,85, credo. Quindi già il divario. Sì, mi piace, però ho anche perso qualche volta, quindi fai poco il galletto, Alberto. Che torneranno i tempi tra sì, l'altro. guarda. Ma hai visto che c'è Jessica Morlacchi? Jessica Morlacchi, ciao Ernesto, che Ma figone dai, che sei. ciao. Ciao, Jessica, Ger. io ti ho scritto perché voglio fare una live con te su Viva gli anni 90, ma tu non mi rispondi, Jessica, porca miseria. Jessica è veramente una cantante strepitosa, bravissima. Sì, Ma non tantissimo. riesco a salutare neanche un amico, cioè non vedo niente. Vabbè, pazienza. Salutamela Dice che tu. A Beach, dice Lucio, a Beach è meglio la Ross. Vabbè, qui si entra un po' nel privato, Nel però. privato, lasciamo perdere. Però tu sei originario di Milano. Io sono di Milano, sì. Ma il tuo accento un po' ti tradisce. No, in realtà insomma, sono un po' camaleontico, nel senso che se vivo tanto in un posto tendo a prendere l'accento del posto in cui sto vivendo. E quindi ormai sono qui da più di 3 anni e insomma, quando hai un rapporto giornaliero con persone che hanno un certo tipo, un accento particolare, io tendo a prendere quell'accento. In che E zona quindi mi sei è indicativamente? tra Mantova e Reggio Emilia. E beh, lì poi Quindi. l'accento è bellissimo, proprio ti cattura, non puoi. Ci sono anche tante espressioni molto colorite che non si possono riportare, ma. È come quando va un inglese viene in Italia, che le prime cose che gli insegnano sono le parolacce e le bestemmie, no? E lì Sì. le prime cose che impari sono modi gergali per farti capire, per colorare un po'. Assolutamente. Guarda, io collaboro anche con dei musicisti stranieri, no? A parte che la cosa divertente è che quelli di lingua tedesca quasi sempre. Parlano nella loro lingua, ma dicono le parolacce in italiano. Perché non le Parolacce hanno. bestemmie in italiano, quindi tu senti, vai fuori del porco e senti, cioè, è una roba che ti destabilizza Ah, questa la so perché. anch'io. Questa la so Cioè, ancora sì, io. capito? Sono veramente, cioè, impazziscono quando sentono le parolacce in italiano perché forse non lo so, ma in altre culture probabilmente non hanno diciamo, queste espressioni così colorite come le abbiamo noi. E quindi. Ecco, Ad agus tu passum, dicono per esempio, chi è che l'ha scritto? Ross. Credo che sempre per rimanere nel privato. Ernesto, sì. ti piacerebbe prendere l'accento veneto di Marghera? Veneto Marghera, proprio c'è scritto. Ma sai che allora. Cioè, poi non lo so chi lo scrive, ma certi commenti posso anche immaginare. Nicola.
Certo, posso immaginare chi li ha scritti, anche, insomma, è interessante anche quello, dai, qualche parolina la conosco anche in Veneto. Vabbè, anche perché anche lì caschi in piedi, mi pare. Beh. Insomma. Allora, Radio Italia Live, suonavate dal vivo o in playback? Chiede Andrea. Dal vivo. Vabbè, lì che Radio Italia Live è proprio il concerto. Sì. Sì. Ma un concerto non dal vivo, quello forse è ancora più traumatico di una registrazione video, forse. Cioè, un playback in un concerto, non so se, cioè, è Ma di triste. solito, sai, allora, voglio dire, i playback si fanno quando devi fare delle apparizioni televisive di 2 minuti e mezzo a cantante e hai 2 minuti e mezzo uno, 2 minuti e mezzo l'altro, 2 minuti e mezzo l'altro, cioè, è chiaro che il cambio palco così Beh, certo. particolarizzato, cioè, è improponibile e quindi per forza di cose devi fare il brano in playback, però in altri contesti chiaramente questo non, se sei da solo, abbiamo suonato anche in diretta, anche in alcune trasmissioni, se l'organico lo permette lo puoi fare. Se, Allora, ci sono davvero tante, tante, tante. Salutiamo tutti gli amici su Facebook che sono collegati, che ti manda i saluti, Luigi, che ti chiede come stai, Angela, e poi ti sto chiedono, Luca benissimo! dice, no, non scherzare, che qua ci mandano subito i controlli. Ernesto, No! come fai ad essere così figo? Il segreto, ci dice Luca. Se lo dice Luca, guarda. No, non lo so, cioè, proprio non lo so. Beh, tu fai sport, ti mantieni in attività. Sì. Io diciamo che se posso gioco sia a tennis che a calcio, che soprattutto Beach. a lavoro, beach volley, sì. Beh, in questo periodo riesci a fare qualcosina? Sei riuscito? Nulla. In realtà la pigrizia vince tutti i giorni. No, io non amo molto, cioè, sono un po' foca, nel senso che devo correre dietro una palla per qualche motivo, un po' tipo il cane. Se devo mettermi a correre o fare un allenamento senza sapere che poi ci sarà il contentino, cioè, di giocare non riesco. Il resto, come Sono l'impressione che questa Ross ti conosca abbastanza bene, perché beh. ha fatto un commento del tipo tantissimo quando gli ho chiesto se ti stavi allenando. Appunto, appunto. No, 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 però sono sincero. Andiamo a parlare un Preferisco po' di guarda, potrei questi sfidarti, muscoli, però. infatti, funzionano da Dio. Guarda, cioè. Anche questi, ma che roba! Ah sì, mandibola, sono cresciuto un casino. Ho visto ieri la pubblicità di un coso che non so bene cosa sia. Sai quando fai partire su YouTube i video e loro sanno chi sei e ti fanno vedere delle pubblicità? A me fanno delle più idiote che ci sono. E c'è un coso di gomma che te lo metti in bocca e mastichi e Ah serve sì? per rinforzarti tutta la muscolatura, per far Non venire il sangue in serve. testa. Ho detto, ragazzi, ma a me me lo venite a dare, che Ma non sto serve. mangiando più io che tutta Non la mia famiglia. serve, non Non serve. serve. Come è nata la tua passione per la musica e per le tastiere o per le pianole? In realtà è nata la passione per le pianole, perché le prime tastiere sulle quali ho messo le mani erano appunto delle pianole. Ma ero molto piccolo, quando avevo circa 4 anni, ho cominciato con le pianoline a tirare fuori delle canzoncine, avevo un buon orecchio e siccome nella famiglia di mio papà tutti i fratelli, sia maschi che femmine, suonavano per passione, tranne uno zio che era veramente un fenomeno. Niente, mi ha un po' trasmesso questi geni e quando ha visto che la cosa mi piaceva, op, pianoforte. Quando avevo 5 anni ho cominciato a suonare il pianoforte, ho imparato prima a suonare che a scrivere. Per cui, Beh, è un linguaggio di per sé, la musica, il piano, è assolutamente. come, io me ne rendo conto come quando impariamo a scrivere senza guardare la tastiera. Io ormai scrivo così senza guardare la tastiera ed è un linguaggio che apprendi perché effettivamente è un registro completamente diverso. E la musica, cioè tu con la musica ti senti di esprimere emozioni, sensazioni, quando tu suoni il piano, ti sembra di parlare? Allora, esprimere delle emozioni, cioè delle emozioni che provo io, Sì. senso chiaro, io esprimo me stesso, poi
cioè, la cosa è molto inconscia, non è che tu dici sto suonando e quindi esprimo. No, no, io dico tuo, una trasmissione, è come se stessi parlando, come se avessi Sì, stessi assolutamente, certo. chiacchierando. Sì. Se io faccio papparavadava, Pa, pa. vedi? E non abbiamo detto niente, però tu hai risposto, E quindi abbiamo sorriso, che è la cosa più bella. certo. Effettivamente basta poco, basta pochissimo. Chiedono qual è la canzone più bella, la tastiera che hai fatto, credo che avete fatto, la tua, quella che ti piace di più, probabilmente. Con Max? No, io direi la tua. In generale, quella che tu ti senti che è la canzone che ti piace di più fare, poi sembra di Max. Oh, boh, guarda, no, a livello personale ce ne sono troppe, dipende dai mesi o dai giorni addirittura, cioè, anche perché mi piace veramente suonare di tutto, quindi magari un giorno mi metto a suonare una cosa latina, un altro giorno mi metto a suonare un brano dei Beatles, e il giorno dopo mi metto a suonare un brano heavy metal, quindi E non se non è... suoni, se non suoni Max, se non suoni il repertorio di Max, qual è però quello che ti senti più vicino come genere musicale? Qual è quello che, non so, il funk, il jazz, Beh, il funk mi piace molto, con contaminazioni anche di altri generi, ma il funk è sicuramente un genere che mi piace molto. E poi anche l'hard rock. Io suono anche con una band svizzera di cui Max è grande fan, tra Ma l'altro. dai. Sì. Chiaramente la stima poi è reciproca, però suono in una band hard rock, con la quale ho la fortuna di girare il mondo. Insomma, c'è tanta carne al fuoco. Allora, ho un messaggio che mi è arrivato adesso, sai, cioè ho dietro Sia il da qua che da là suggerimento. ricevi, eh. Sì, io ricevo tutto. No, veramente ho WhatsApp aperto sul computer. Allora, mi arrivano dei saluti per te da parte di Michele Monestiroli, che dice un saluto a Ernesto anche se è gobbo. Chiaro. Vabbè. Poi ecco, un'altra cosa è che praticamente con tutti i musicisti che sono passati anche prima di me, di Max, siamo molto amici, cioè ci conosciamo tutti da sempre. Io ho cominciato a suonare diciamo, nell'ambiente milanese quando avevo 18 anni e da allora ho incontrato tutti, anche Eugenio Mori, per dire quelli che avete avuto voi. Mamma. Anche... Chiaramente anche Michele, ci conosciamo da una vita e con lui litighiamo chiaramente in maniera amichevole perché lui è interista come Max e io invece sono juventino. Io che dovrei essere super partes, ma sono super partes perché sono juventino, quindi sono super. Ecco, Allora sono in buona compagnia, credo, no? esatto. Non No, dovevi neanche poi leggerla quella domanda. non dovevo leggerla, ma siccome Michele davvero è una persona straordinaria, per me è Squisito, fantastico. sì. Dovevo. Poi domenica è qua, domenica è qua in live, allora mi sembra non possiamo non leggerla. No, ma ci vogliamo bene. Ti Quindi i voglio bene anche contatti su ci Instagram. sono. I contatti ci Sì, sono sì, sì. con la formazione storica. Ma sai, voglio dire, bene o male sui palchi ci si incontra sempre, perché al di là di Max poi magari si fanno anche delle cose al di fuori in cui si creano situazioni. Band, progetti in cui magari sono coinvolti dei musicisti Non che avete hanno mai suonato fatto insieme, però. con Michele, con Max, dici? No, no, con tu e Michele o tu e gli altri della Sì, band. tantissime volte. Ah, sì? Sì, certo. Sì. Nei Figo, bellissimo. locali dell'area milanese oppure in eventi, sì. Allora, Gabri, siccome c'è cioè Gabri che sta mandando lo stesso messaggio copia e incolla a distanza di 2 minuti o 3 minuti, e ha ragione perché vuole che io lo legga, allora lo leggo. Dice: Grande Ernesto, due domande. Dato che sei dal 2004 alla corte di Max da solista, come sei entrato a suonare con lui e come sei entrato alla corte di Cecchetto? E poi raccontaci un aneddoto di Max qualunque ti venga in mente. Allora, aspetta che ho fatto del casino, adesso non... No, ma che segnala il commento? Allora, Allora, ripetimi la domanda, per favore. dice come sei entrato a far parte del giro e alla corte di Max e di Cecchetto,
E poi se hai un aneddoto su Max, qualsiasi che ti viene in mente. Beh, come sono entrato da una telefonata di Pierpa. Di Urca. Pierpaolo Peroni che mi ha chiamato, ha detto sono Pierpaolo Peroni e mi piacerebbe collaborare con te. E io ho detto no. Davvero? Tu li Sì, ci siamo seguivi? trovati. Seguivi gli 883? Ti piacevano? Era una band che ti... Beh, certo, ma sai, Max, io dico Max perché comunque gli 883 sono comunque, diciamo, al di là di 883 o Max Pezzali, è lui. La persona di riferimento è sempre lui e lo segui anche se non vuoi seguirlo. Cioè, Max è talmente popolare, talmente amato e conosciuto che lo segui per forza. Però c'era anche un'altra domanda di questo ragazzo che non mi ricordo. Che chiedeva un aneddoto su Max. Un aneddoto su Max. Allora, ne ho uno bello, dai, lo faccio diventare nazionale. Tipo un secondo anno, terzo anno, facciamo una televisione da qualche parte e c'è ospite una band agli inizi. Il cantante a un certo punto si rivolge a Max come se fosse... È brutto da dire un suo pari, perché in realtà non è che c'è, anche perché No, Max è però. veramente la persona più umile del mondo. Però questo ragazzo si Un rivolge un po' pomponcello. altezzoso, sì, e gli dice tipo, Max, ma com'è che non abbiamo ancora fatto niente insieme? No? Tieni conto che questo ragazzo non esiste, cioè non è di una band che adesso era famosa e prima non lo era. Cioè... Ok, e allora mentre dice questa cosa, il batterista... Dice sbofonchiando, dice un motivo ci sarà, no? E Max, che ogni tanto gli capita magari di ripetere quello che uno ha appena detto, e dice un motivo ci sarà, e poi dice no, cioè, nel senso troveremo sicuramente un motivo per fare qualcosa, cioè, è riuscito a girarsela su, muovono con le lacrime, ma lui non si è accorto, questo ragazzo non si è È accorto, stato allora fare era culo. fantastico. È stato fantastico. No, nel senso, riusciremo a trovare un motivo per fare qualcosa insieme. Ma bravissimo, cioè, nessuno si è accorto di E niente. voi tutti a ridere, ovviamente. Mamma mia, sì, io mi sono sfasciato dalle risate. Comunque questa band non ha avuto poi particolare successo, giusto? No, Ci hai mai assolutamente. pensato tu, se non avessi fatto il musicista, che cosa avresti fatto? Guarda, più vado avanti, più mi riesce difficile pensare a che cosa avrei fatto, perché, sai, voglio dire, ormai lo faccio veramente da tanti anni. E soprattutto Però, anche abbastanza bene, cioè non è che uno dice ah vabbè, no, faccio ma sta cosa. guarda, cioè, No, bene, nel senso come riscontro, vediamola così, come riscontro in sì, carriera. ho sentito un po' di intervista di trasmissione anche di Michele, ma anche lui diceva la stessa cosa, cioè... La componente fortuna nel nostro lavoro è fondamentale. Cioè, se non hai quella, puoi essere anche il più bravo del mondo, ma se non gira, non gira. Io sono sicuramente stato molto fortunato. Boh, non lo so, per esempio, da ragazzino mi è capitato di lavorare, ma l'ho già detto anche in un'intervista, la stessa domanda me la fecero. Che tra l'altro è una domanda classica fatta a musicista, ma se non avessi fatto il musicista, ok. Sai, è come Mi se te la sarebbe... facesse, che quello che te lo fa dice, ma partiamo dal fatto che il tuo non è un lavoro, quindi, Esatto. ecco, no, In però non è questo così. periodo sorvoliamo, però sicuramente un lavoro in cui sarei potuto essere in rapporto con la gente e quindi, tipo, per esempio, lavorare in un bar. L'ho fatto perché mio papà ha sempre avuto bar e quindi qualche volta gli ho anche dato una mano. Oppure anche un lavoro che ha a che fare con la guida. Mi sarebbe piaciuto guidare. Mi piace guidare, non mi pesa. Non il tassista. Quando fate qualche trasferta, quando vi muovete tutti insieme con un pullman o vi muovete da soli? Quindi magari tu guidi per altre o quattro, Anche porti in questo giro tre o quattro. dipende. Dipende, se è un tour molto... Ma ormai il giro in pullman è una cosa che non si usa più. A
anche perché è più comodo avere magari due o tre macchine a noleggio, ti sposti e poi sei lì sul posto, se vuoi muoverti, se vuoi andare a cena quando vuoi. Per cui sì, di solito ci si organizza in equipaggi da due o tre persone e poi si E tu guida. guidi, e tu guidi. Ah sì, se posso sì, poi è chiaro che, attenzione, guidare quando hai anche la responsabilità non pagata, ma non perché è un discorso di soldi, ma Certo. perché comunque è diverso. Allora, ma chiaramente magari ti fai 250 km, poi ti fermi, guida un altro. Una faticata Però quella, quella è una sì. faticata. Cioè io Ma anche quando guido per me stesso, più di 250 km senza fermarmi, non li faccio mai. dicono un bar a Pognana Beach. Oh, beh, quello è un paese sul lago di Como al quale sono molto, molto legato perché Dice ho una Miki casa. Filippo Anna Fede. Amici. Io ho una casa sul lago di Como e sono praticamente cresciuto lì. La prima volta che ci sono salito avevo 20 giorni. Ho più amici, ho quasi più amici lì che neanche a Milano, nel posto in cui sono vissuto, perché lì ero da ragazzino, ci facevo tutta l'estate, quindi tutti i giorni vedevi questi ragazzi. Dice Silvia, Silvia XYY, dice vai al concerto di Max e ti innamori del tastierista, fatto, si è innamorata di me. certo. Vabbè, ma tu c'hai degli amici che sono degli stronzi, perché li stai leggendo i tuoi commenti? Ah, questo qui l'ho letto, adesso sono riuscito a... Beh, Cimi è un grande amico anche lui. È bello perché sono proprio quelli, gli amici che scherzano, quelli a cui Ha piace parlato scherzare. Schumacher, ha parlato. Ernesto guida di merda, per fortuna gli ho spiegato io come guidare. Bello, bello. Certo. Bellissimo. Sono proprio quei compagni, proprio con l'idea del compagnone quasi di scuola, di vita, di Ma crescita. certo, ma è bello così, a me piace, che a me, mi piace prendere per il culo e anche essere preso per il culo, ecco, finché si scherza. E in tour com'è? Allora, noi quando abbiamo intervistato Michele e tutti gli altri, ci hanno detto che l'atmosfera, quando ai tempi degli 883, era un'atmosfera bellissima. Cioè, ma anche Paola Iezzi, cioè, tutti quanti hanno fatto parte degli 883, hanno detto che è stato un momento magico, un momento divertente, di amicizia, di tanta positività. Però sono passati gli anni, prima magari erano dei ragazzini, adesso siamo un po' più grandi. Com'è adesso l'atmosfera? Ma guarda, secondo me l'atmosfera è legata anche alle persone con cui hai a che fare, no? Devo dire che in questi anni di Max ho incontrato solo persone positive, belle, insomma, non ho mai avuto problemi con nessuno. Quindi, insomma, Non quando c'è ti l'atmosfera passa mai per la goliardica. testa di mollare, dice, noi non lascerei mai, cioè, magari uno dice, ah, che palle, basta sto lavoro. Dici me di mollare Sì, Max? No, no, di mollare, sì. ma no, guarda, cioè, l'ambiente di Max, sai, quando si parla di calcio, giusto per rimanere in tema, Ma questo potrebbe essere un motivo valido per noi mollarlo, eh. sappiamo bene questo, no? Che si dice che, insomma, una squadra forte dipende prima di tutto, una scala piramidale, dalla società e poi a scendere. La stessa cosa vale in questo caso. Cioè, nel senso che comunque Pierpa e Claudio ti fanno stare talmente bene che poi alla fine Ma non l'hai è tutto. fatto, non era voluto riferimento a una squadra forte e quindi mi fai pensare alla Juve rispetto all'Inter, no? No, l'hai fatto tu, io Sai assolutamente che no. durante il Tour Max 20, qua su FM Pezzali, era stato fatto un sondaggio e tu insieme a Davide Ferrario, che forse avremo anche qua ospite prima o poi, chi lo sa. Siete stati più votati come quelli che fan amano di più. Guarda, anche questa domanda mi era già stata fatta. Ah, certo, fanno tutte le domande di già. No, no, nel senso che ho già la risposta, che poi non è che ci vuole un genio. Il concetto è che chiaramente il pubblico di Max si appassiona un po' anche ai musicisti,
ma ci mette anche poco ad inquadrarli e poi ad apprezzarli. Io cosa ti posso dire? Sono qui da 16 anni, è chiaro che magari mi conosce talmente tanta gente legata a Max che è troppo facile. Cioè, voglio dire, adesso parlo anche per Davide, ma sicuramente non siamo più belli o più bravi di tanti altri che sono magari stati anche solo una stagione con Max, ma no, cioè, persone bellissime e Te lo ci dico sono riusciti a da dare tanto. fan, da chi guarda un concerto, secondo me ci sono dei lati, dei lati del carattere delle persone, di chi è sul palco, che si vedono subito, si notano. E tu sei gioviale, sei una persona molto espansiva, hai un sorriso naturale. E quando anche basta in quel momento in cui normalmente sul palco si fa un pezzo, si fanno i saluti, quando il frontman si gira e presenta la band. Secondo me traspare un pezzo del carattere del musicista che si esprime e probabilmente c'è quel tuo lato che è molto apprezzato dalle persone, Ma dalla sicuramente stare sul palco mi piace. Qualcuno ogni tanto mi dice: ma com'è che ridi sempre? Ma cazzo, ma sto suonando su un palco, cioè una delle cose più belle del mondo, Come cosa devo direbbe fare? Essere Ibrahimovic, triste? cazzo ridi. Cioè, cosa ridi? No, Esatto. no, beh, insomma, cioè, fai una cosa talmente bella davanti alla gente, come fai a essere triste? Cioè. E poi, tra Sì, l'altro, però fare c'è chi è un questo. po' più chiuso, quindi un po' più timido, perché uno magari è musicista, ma è un fenomeno, però il pubblico gli Però crea quel sì, blocco mentale che gli. non lo so, io cioè, non riesco a non fare, a parte che mixo i sorrisi a delle facce improponibili, insomma, proprio orribili, sì, di Sarà anche tensione. causa di quello che dice Desmo Leo, dice che tu sorridi meglio al quarto whisky, quindi magari anche per quello che ogni tanto sbucano fuori delle facce orribili. Quello è anche vero, figurati al quarto whisky sul palco. Urca, che inizia a suonare quelle di Orietta Berti in scaletta. Esatto, a scendere. Scendere. C'è Giuseppe, è proprio Sì. l'admin o admin, io ho sempre detto admin, però effettivamente forse admin è giusto, non lo so. Comunque il gestore di qua di FM Pezzali che ha una domanda personale, ti chiede se ti ricordi quel concerto a Roma, dove lui c'era, dopo 5 minuti di concerto è saltato tutto l'impianto di illuminazione. Ah, parla l'automatica. Eh E lì cosa si sì, fa non me quando lo ricordo. succede una cosa del genere? Io ero strafelice. No, in realtà la cosa bella è stata che, voglio dire, allora, diciamo che i concerti adesso sono musica, immagini, spettacolo, luci, ok? Lì era anni 70, cioè luci su tutto e via e suonare. Quindi chi guardava poteva scegliere, in qualsiasi punto guardare era illuminato tutto. Perché non è che abbiamo suonato al buio, abbiamo suonato con le luci del palazzetto come se ci fosse una partita del Non è proprio basket. bellissimo, non è proprio una grande atmosfera quella, Ma così. in realtà, cioè, io ci ho trovato del buono anche dentro lì. Mi piaceva questa cosa che tutti vedevano tutto, noi vedevamo la gente sempre. Cioè, Ah beh, era però per voi è particolare. bello, per voi è fantastico, perché finalmente vedete qualcuno. Cioè, sì, capito, tante volte senti veramente un volume di voci che urlano, ma non le vedi. Cioè, magari sei un Fiume po'. invisibile. Sì, sei illuminato e dici, ma ci sono e sono finte, Ma cioè quindi lì è non saltato tutto, poi il concerto si è fatto. solo si è fatto, ma si è rifatto. Ah. Quel concerto è stato rifatto gratuitamente per chi aveva i biglietti con le luci e con il megaschermo che funzionava. Ah, fighissimo, bello così, bello. Doppia Sì. fatica. Sì. Guarda,
Cioè, è una domanda stranissima, però mi incuriosisce. C'è Carla che dice: la più bella foto che ti abbiano fatto sul palco, ce l'hai in mente? Una di quelle foto. Non lo so, ci dovrei pensare anche Magari con un qua, ospite, perché magari c'è un ospite. in realtà non mi piaccio mai, però credo che sia una cosa che vale per tutti, nel senso ti rivedi e dici ma che faccia da rincolcio, no. O sei Brad Pitt, ma forse anche lui magari, capito, si vede e dice come quelle ragazze che sono così e dicono ma sono grassa, beh no, eppure... No. Sì, no, beh, io vabbè, no, viene naturale dirsi che uno fa schifo perché non ci si piace mai, è normale. Ma vabbè, ma non No, c'era ma quando ti un... rivedi in foto soprattutto, neanche, cioè No, non non allo c'è proprio... specchio, no. Mamma mia. Ma scusa, ma non so, un personaggio, un ospite che c'è stato con cui hai fatto una foto, che... Non lo so. Però Sul era palco con noi curioso. con Max, eh? Sì. Ma anche lì ti dico, guarda, allora, purtroppo devo prendere ad esempio sempre la Juve. Una volta abbiamo fatto il trofeo Moretti. E trofeo Moretti, altri tempi. Ed Inter, Juve, Milan, mi eravamo nello sembra. stesso hotel della Juve, ok? E quindi era tipo, capitavo in ascensore, dietro c'avevo, capito, Conte, Camoranesi, c'è questa gente qua. E Del Piero, che per me è un idolo assoluto, prima a livello umano, cioè a livello diciamo di umano calciatore, perché non è che lo conosco nella vita privata. E poi anche a livello calcistico, cioè, neanche con lui ce l'ho avuto a 1,5 m per un'ora, non ho fatto, cioè, non gli ho chiesto la foto, quindi anche lì vado E neanche malissimo. lui te l'ha chiesta? Ma No, lui no, è perché è timido, aveva eh. finito Lui... il rullino. Ecco. Vabbè. Guarda, domande preparati perché ne abbiamo a chili. Che musica ascoltavi da ragazzo? Anche lì ho sempre ascoltato di tutto. Non c'è mai stato un artista però particolarmente rappresentativo? No, dovrei parlare di un artista che è molto settoriale, molto da musicista, perché uno sicuramente degli artisti che più mi ha influenzato è Brian Auger, che è un musicista inglese che suona uno strumento particolare che si chiama organo Hammond, e lui è stato per me un faro. La prima volta che l'ho sentito sono rimasto folgorato dal suo modo di suonare questo strumento, L'organo anche Hammond cos'è? perché È a due tastiere? sì, è un organo che in realtà era stato concepito agli albori per sostituire gli organi a canne, cioè destinato alle chiese. Poi in realtà è cominciato a piacere più a chi faceva jazz e chi faceva funk e chi faceva rock, come è lo stesso che suona John Lord dei Deep Purple, in una maniera diversa. Comunque, diciamo, questo tastierista mi ha molto influenzato. Lui è sicuramente quello che più ho ascoltato da nerd delle tastiere. Abbiamo delle domande tecniche anche. Alex dice: domanda tecnica, la maggior parte dei pezzi di Max, le parti del tastierista, sono fatte di sequenze. Come prendi questa cosa? E la batteria in prima fila è questione di estetica o ha un senso? Non è vero che le parti più importanti di tastiere sono fatte di sequenze. Poi cosa vuol dire fatte di sequenze? Io ho letto perché mentre leggevo mi sembrava di leggere in un'altra lingua, quindi Le io. sequenze sono semplicemente delle tracce che vengono. Mettiamo, io se devo fare una canzone in cui ci sono tre pianoforti, non posso, neanche se sono il pianista più bravo del mondo, perché sono tre e ho solo due mani. Certo. Ok? Quindi questo fa sì che se tu vuoi che il risultato dal vivo sia lo stesso che c'è nel disco, purtroppo devi aggiungere una traccia in cui c'è la parte che tu fisicamente non riesci a suonare. Però di solito la traccia che viene messa in una sequenza è quella meno importante. Per esempio, sei un mito, il tema lo suono io.
una Ok, quindi sequenza. le sequenze sono sì, quelle parti un po' che sono impossibili da fare perché fisicamente non si possono fare Sono quelle e che, sì, ok, io sono d'accompagnamento. questa, sono quella. Esatto, e diciamo per avere un risultato sonoro che assomiglia al brano in questione, devi aggiungere delle tracce che fisicamente non puoi fare, anche perché se no ci vorrebbero 10 tastieristi certe volte, quando ci Eh sono sì, certo. arpeggiatori, cose che è impossibile. Cioè, certo, è possibile, basta pagarli, però Basta cioè, averli, sì, ma poi. hai mai visto un concerto con 10 Ma tastieristi? poi non ci stanno tutti sulla macchina, il problema è anche No, quello. infatti, ma neanche le tastiere. Anche le tastiere. C'è Massimiliano Ronchetti che chiedeva di essere Aia, salutato. aiuto, aiuto, ho paura. Ho già capito. No, chiedeva solo di essere salutato, poi diceva che anche la pianola era diceva che anche la pianola è uno strumento fantastico. È un altro dei disperati Beh. con i quali si chiama pallavolo. Immaginate. Ciao, Massimiliano Ronchetti. Ma guarda, se devo leggerti tutti quelli dei tuoi amici, finisci male perché c'è Lascia perdere, MC Toz 10 che dice: a scuola tu eri con noi alle pianole o con i flauti? Non mi ricordo, nelle nostre foto sei sempre al piano, dice MC Toz. Vabbè, ho comunque. suonato un pochino anche il flauto, però è chiaro che melodica è normale, almeno Sì, lì. l'auto è il percorso che facciamo. Ecco, è stata la mia massima espressione musicale quella. Visto? E c'è stata una volta, sono andato anche a suonare, e nonostante non lo sapessi suonare, io mi scrivevo le note, si, la, do, cioè me le scrivevo sotto. E una volta sono andato a fare un concorso con la scuola e mi hanno dato il flauto quello gigante. Io suonavo, come si chiama? Barito, non lo so, esistono dei Certo. flauti più grossi. E anche lì io suonavo a caso, io guardavo quello che faceva quello di fianco e suonavo anch'io. Infatti siamo arrivati tipo ultimi o qualcosa del genere. Fantastico. Non sapevo che esistesse, quando l'ho trovato, che mi ha mandato sto flauto gigante, ho detto, ma è per me? Mi hanno detto sì, è per te. Ho capito che si aspettavano molto da me quella volta. Senti, ti va di fare un quiz? Aiuto, molta paura. Se c'è il pulsante dell'astensione, anche perché. Sì, vabbè, al massimo rispondono sotto, al massimo rispondono nei commenti gli altri se non lo Va sai, bene. eh. Allora, mi dovresti dire un Sicuramente numero da no. 1 a 60, io ti vado a leggere su Max Quiz, che è il libro che ha fatto FM Pezzali, ed è su Amazon, ragazzi, così Aiuto. promozione. Un numero da 1 a 60 e ti leggo la domanda, poi abbiamo anche le risposte. Poi se vuoi ci mettiamo d'accordo, dico che hai risposto bene. Tanto sicuramente non ne so una, vai tranquillo. Dimmi pure un numero da 1 a 60. Uff. Uno. Allora, uno. Ah, è questa qua. Aspetta. Quante domande devo rispondere? No, beh, rispondi, te faccio due, dai. In Ok. quale giorno si sono. Dai, questa la sai perché mi sa che è appena successa l'anniversario. In quale giorno si sono sposati Max Pezzali e Deborah Pelavatti? Voglio un bene dell'anima a tutte e due, No, anche chiaramente. perché lì l'hanno fatta un po' sporca, perché si sono sposati di nascosto, eccetera, eccetera, poi sono Ma uscite poi, cazzo, minchiate. speravo che la domanda 1 fosse tipo come si chiama di cognome Max, capito? Invece no. Okay. Ti leggo le quattro ipotesi. Allora, 26 aprile, 27 aprile, 28 Ah! aprile o 29 aprile 2019? Tutte e due. 28 aprile, chiaramente. Esatto. Vedi che la sapevi? Beh, vero? Dai, un altro numero e poi non te ne faccio più. Allora, un altro numero. Tanto ho capito che non sono in ordine di difficoltà, quindi sono proprio No, quindi tu sei andato alla 1 giustamente dicendo che partivi dalla certo. più facile. 5, numero 5. Le domande bastarde passano di 4 in 4. Quindi adesso, Troia, quale tra queste canzoni de Il Pagante è un tributo alla regina del celebrità degli 883? Pettinero, Fuori Corso, Ultimo o La Sciampista? Nel frattempo, se ci vuoi pensare, te le rileggo.
Pettinero, fuori corso, ultimo o lasciampista? Lasciampista. Complimenti, perché vedi che tu sei partito pensando di non saperle, invece le sapevi. 2 su 2, direi. Beh, Le sapevi tutte e due. la Ragazzi, mi classe non mi raccomando. dà qua. E pensa, questo l'ho fatto gratis. Di solito sono corrompibile in maniera un po' più Potevamo metterci evidente. d'accordo prima, eh. Vabbè, vabbè, va bene così, dai. Un caffè quando capiti dalle parti di Milano. Va bene. Allora, c'è qualche altra domanda che invece è arrivata qui e ti vorrei. Magari dovresti anche vederla, dovrebbero comparire sotto adesso. Vabbè, la canzone di Max. Ah, guarda che carina questa! Pazzie dei fan. Ti è mai capitato di assistere o di ricevere qualche attenzione un po' troppo accesa o di vedere nei confronti di Max qualcosa di particolarmente folle? Nei confronti di Max? Ma sì, o anche i tuoi, è quello che quella prima cosa che ti viene, la più strana. Ma sai che Mutandine sul palco, distanette. boxer. Ah, no, credo che non sia mai capitato né mutandine né, forse a Reggiseno qualcosa sia Max, ma non sarà mica strano. No. No, Niente di. di stranezza. Sto pensando, perché comunque devo fare mente locale. Ma Comunque Ross mi sembra di aver capito che aveva scritto ne farei un altro e delle domande di quelle di prima. la paga dopo, non preoccuparti. Immagino, immagino. Allora cambiamo, intanto che magari ti viene in mente. San Siro a quanto pare ho sentito che è un po' improbabile. Direi, non lo Non si, so. nel caso ci Anche saresti. spero proprio di sì. Sì. Se non ricordo male, a proposito di pazzie, c'era Daniele Moretto che forse aveva raccontato di una. No, però non mi ricordo, forse di una sigaretta raccolta. Sì, un mozzicone di sigaretta che aveva buttato per terra ed era stato raccolto, e anni dopo gli era stato fatto vedere che era stato tipo messo nel diario. Adesso non mi ricordo più se era esattamente così, ma cioè, lui era un po' esagerata questa cosa. Cioè, lui fa: caspita, a questo punto siamo arrivati. Non posso ricordarmela perché sicuramente non c'ero quando c'era No, lui. Michele. Ma tu quindi cose del genere non ti sono mai capitate? Tipo che ti hanno rubato un qualcosina, Devo dire che qualcosa? mi è capitato adesso, momento serietà, mi è capitato anche mi è capitato qualcosa, ma non, in realtà non è divertente, nel senso che mi è capitato che uno stalker minacciasse me, minacciasse la mia famiglia, Urca! perché voleva il numero di telefono di Max. Addirittura. Sì. E Quello è pesante. E quello ti poi fa mi ricordo che sentire oppresso. quell'anno facevamo tra l'altro l'ingresso all'americana, cioè passavamo battendo il 5 alla gente e poi salivamo al centro del palco, che era praticamente una salita così, noi salivamo e poi andavamo nelle nostre postazioni. E devo dire che la paura era veramente tanta, perché sai, cioè non sai mai fino a che punto un cretino tale era questa persona può spingersi Dov'è il confine, no? Tra l'essere fan e essere poi stalker, e non sai quanto può essere pericoloso, perché arrivare alle minacce ti fa capire che insomma si è andato un po' oltre. Quindi. Però Sì. Sì, poi ti è passata quella sensazione di insicurezza. nel tempo è passata perché comunque poi questa persona è rientrata nei ranghi, però insomma è stato un brutto periodo. Qualche commento che dice: secondo noi lo rimandano, parlando di San Siro. Vedo Cioè, persone non che del sanno tipo esattamente. perché. Il tuo modo di parlare mi ricorda molto quello di Neck, dice Diego.
L'accento di Filippo è molto più marcato. Lui è di Sassuolo. In realtà lui è. Ma molto più marcato proprio. Sì, ma lui è proprio resident, non so come dire. Io sono un milanese trapiantato. Ma ho visto una bellissima, cioè, dovrei recuperarlo. L'altro giorno hanno fatto in televisione un bellissimo speciale musicale sull'Emilia. Ed era la musica, la Ah via sì. Emilia. Eh beh. Ed è effettivamente dall'Emilia Romagna le sono venuti fuori non so quanti di cantanti, musicisti di fama Tantissimi. nazionale. Ed erano da Sì. Necche, che ha un amore viscerale per la sua terra, per il Lambrusco, Sì. Sì. e si sentiva che era leggermente più marcato il suo accento del tuo. Beh, ci mancherebbe, cioè, sarebbe strano il contrario. Allora, guarda qua. Vabbè, questa l'hai già più detto, forse l'hai detta prima. Quale artista ti ha ispirato per la tua carriera? Eh sì, anche perché per la mia carriera chiaramente non è quella di cantante, ma di musicista. Credo che questo Brian Ogier che ho elencato prima sia quello che più mi ha influenzato. Invece Gioia ti dice: ti sarebbe piaciuto subentrare prima nella band di Max ai tempi degli 883? Adesso, col segno di poi, dici, mi sarei fatto volentieri un paio d'anni, un anno, un tour con gli 883, con quei Beh, matti. certo. Ma certo, eravamo tutti amici, quindi avrei suonato con grandi amici anche prima. Sì, sarebbe stato da Ok. divertirsi anche Noi abbiamo chiesto se in occasione di San Siro ci poteva essere l'ipotesi di un qualcosa di molto, molto particolare anche con la vecchia formazione, ma nessuno sapeva nulla. Nessuno sapeva lì. niente. Ma è normale perché comunque c'è. Non è che, cioè, non so come dire, anche se lavoriamo insieme, non è che c'è la grande famiglia e tutti ogni giorno siamo lì col telefonino a, capisci, E questa no, dimensione. certo. A parte che la pandemia ha veramente tagliato le gambe a tutti e quindi c'è stato un momento in cui tutti, cioè nessuno si chiamava, nessuno, cioè, Ma eravamo tutti ultimamente vi così. state sentendo? State facendo qualcosa? Si fanno le prove in remoto? No, è impossibile. Non si può. No, non c'è troppa latenza. Già se io faccio papparavarava, quando poi ti rivedi e fai papà, cioè, Papà. immagina quando il batterista fa 1, 2, 3, 4 e quell'altro parte un quarto d'ora dopo. Cioè, come fai? A quanto pare mi dicono che c'è Cisco in live. Grande Cisco. Ecco, lui è uno di quelli buoni, eh? Lui è bianconero come noi. Eh? Bravo Cisco, bravo. Oh, porca miseria. Siamo sempre in minore. Io non riesco a capire come molto spesso mi sto guardando intorno e siamo sempre pochissimi. È quasi come se o si sono svegliati tutti gli altri o gli Juventini hanno deciso di smettere di dire di essere Juventini. Però mi sento in Guarda, ma minoranza, eh. c'è stato un momento in cui anche, calcisticamente mi sono un po' defilato io perché era troppo, cioè non ne potevo più. Ed Di è sì, cosa? dicevo che avevo smesso di essere juventino perché ero veramente, cioè, saturato da anche scelte, insomma, Ah, certo, sì, capisco, sia dalla capisco. gente che da scelte societarie, nel Sì, senso sì, che sì. cioè. Mi ricordo un anno in cui Capello disse peste e corna della Juve e l'anno dopo la Juve comprò Capello. Cioè, Cose che, sì, cose che non tornano, cioè che vanno lì che un tifoso comincia, capito, ti piace il mio taglio pandemico? sì, Bellissimo. guarda il mio, guarda il Vabbè, mio. ma tu sei bellissimo, guarda, guarda come te, cioè, dire, gli sei Ma quello guarda che qua impomentato. sono 2 chili di gel, che così, dopo per togliere, devo toglierli con l'acqua calda proprio. Io invece ogni colpo che do, chi lo guarda dice, ma questa è un'altra diretta, non avevi i capelli così in quella. Cambiano Beh, però li hai tagliati i capelli. Ah sì, mi sono dato delle sfuriate qua nei fianchi. Mi Ma li hai fatti tu o no, li sono siete fatto fatti? dare delle Ah, sfuriate qua nei fianchi. anch'io, appena stato il momento dei congiunti, la mia ragazza mi ha tagliato i capelli. Per la prima volta non l'aveva mai fatto e devo dire che ha fatto un ottimo lavoro, sono contento. Devo dire, Brava, brava, adesso si monterà tu la che testa. fai il fenomeno, hai visto che taglio gli ha fatto? Aspetta che tolgo il filtro blu perché.
Allora, intanto dice Diego, mi fai salutare da Ernesto che mi conosce da tutti i concerti di Max da solista. Diego. Diego, sei Diego Merlo, penso. Sì, Dieghino. Non lo so, non c'è il cognome perché sai che purtroppo Ernesto sei bellissimo, dice Debbie Palmi, che è rosso-blu nel cuore. È tutta gente che ha dei telefonini, capito, che non si vede bene, cioè piccoli. Ah, Debbie Palmi ecco dice: ah, ok, è saltato tutto. Pensavo mi aveste fatta fuori perché avevo detto Bu Juve, bellissimo. Allora, dai, ti leggo anche qualche messaggio da Facebook che ti arrivano. Sono tantissime. Scusate, ragazzi, che non li abbiamo letti tutti. C'è Paride che dice: top, sei Juventino vero, dice Angela. Ma quanto sei gnocco, lo dice Jess Tarantino, e mettendo un punto tra ogni lettera, quindi rafforzando molto. Gnocco. Oh, Sì, così. allora, A meno che sia un acronimo e vuol dire qualcos'altro, allora poi bisognerebbe trovare un bungamba. certo, e anche gli schiaffi, chiaramente. Riccardo dice: no, Ernesto, tutte le fascette autografate da te, numero 1. Questo è un fan veramente di quelli Questa veri. è un'altra cosa, anche il mio rapporto con gli autografi, guarda, lasciamo perdere. Dice, ma Cioè? che cosa mi fate autografo? Cioè, ma ti voglio dire, va bene l'autografo di Max, ma cioè, conto come si dice da queste parti, due di briscola. Ma no, tu sei il cuore della band, tu sei il cuore della band. Guarda, vedi che hai già fatto un salto. Prima eri il re delle pianole, ora sei il re delle tastiere. Dice Anna, finalmente. The king of the keyboards. Dei tour che hai fatto, quale ti è rimasto più impresso? I miei personali Time Out e Max 20, lo dice Max Pezzali, Fanpage. A livello musicale? Ah, sì, di emozioni, musica. Anche lì devo dirti che veramente tutti mi hanno lasciato. Cioè, non riesco a dire, cavolo, quel tour lì sì che è Cioè, non ce stato. n'è uno che solo per l'atmosfera, per le Il primo, emozioni, il ti direi il primo. primo. Sì, perché il primo è stato quello in cui c'era la rinascita di Max, capisci? È stato quello dove abbiamo costruito tutto e dove c'era anche, posso dirlo, di farsi un culo così per costruire tutto, quello che poi piano piano è anche rimasto un po' negli anni Quello di della tante fatica, canzoni. proprio, quello dove la Sì, fatichi ma cioè. te la godi di più. In più ero unico, tra l'altro c'è una foto mia, ecco, forse quella foto lì è abbastanza rappresentativa, in cui io avevo, credo, cinque tastiere, un rack così, pieno di effetti, due microfoni, perché ne avevo uno per cantare e un altro con cui facevo con il vocoder, che è praticamente, diciamo, tramite dei tasti di una tastiera, poi raddoppiare o triplicare le voci che stai cantando. Quindi facevo i cori con questa macchinetta qua e quindi facevo il polipo, l'octopus. Sì, veramente è stato davvero impegnativo, sudato. E adesso non lo fai più, cioè tutte queste cose complicate non le stai più rifacendo. È diverso, ma ti dico anche che in quel tour la resa sonora era sicuramente più da band e non da mega live, non so come dire, proprio perché non avevamo le sequenze. Tutto quello che sentivi era frutto di cosa suonata al momento. Invece adesso è tutto più E pieno, più elaborato. sì, c'è cioè un suono più pieno, più elaborato e per dirti, se devo fare una parte di pianoforte o Davide fa un'altra parte, oppure se Davide sta suonando la chitarra c'è una sequenza che mi aiuta. Sono molto più a mio agio e tranquillo nel fare una parte di pianoforte, non pensando che fra un po' scatta, devo mettere quell'altro suono, poi devo cambiare suono perché, capito? Mi godo la mia parte di pianoforte suonata bene. Perché lì è quel confine tra l'essere musicista e essere tecnico, poi dopo non te la godi più da musicista, inizia a diventare una cosa un po' pesante. No, ma ti ripeto, mi è rimasto nel cuore quel tour anche per
per quell'aspetto. Te la godi sempre, però diciamo è proprio un approccio diverso. In un caso sei su uno strumento solo, te lo mangi, te lo suoni come vuoi e guardi in giro, dici una cazzata con Max, dico una cazzata col batterista, per dirti. Nell'altro caso sei molto più concentrato su quello che stai facendo e non in tutti i brani riesci ad essere, Avete il diciamo. tempo durante, quando suonate voi, chiacchierate, giocate, scherzate? Chi è che, adesso non mi ricordo, forse sempre Durante i Michele. concerti? Michele, mi ricordo che Sì. quando il pezzo dice tu che emani, e c'era, si divertivano quando diceva tu che emani, e tiravano sulle mani così tutti quanti, Sì, o sì. giocavano, si divertivano. Ma anche qualche concerto Max ha cantato non ho nessun trapianto, nessun riporto. E Cioè ci sta lì, molto lacrime. bene quella. Sì. C'era per esempio un tour facevamo la regina delle celebrità, ma quando c'era il ritornello, io guardavo Luca Serpenti che suonava il basso, che è 1,92 m con la barba, cioè tipo te, quindi molto mascolino con sta barba. E gli facevo tu la regina, indicando lui. E Max, allora lì Max, quando mi guardava, diceva che anche lui, perché Di era Max ci hanno parlato l'antitesi della tutti regina molto delle bene, perché lui si diverte, lui si scherza, si diverte, si... sì, E poi hanno detto che veramente. sa tutto, è vero che sa tutto? Mamma mia, Max ha una cultura oceanica. Ah, allora Max è confermato. Wiki Max, proprio incredibile. Wiki Cioè, Max. ma non solo, cioè non è che sa tutto, tipo. Sa tutto in maniera particolareggiatissima. Cioè. Sì, non quello che sa perché ha sentito, no, sa perché ha studiato, perché ha imparato. Sì. Ha veramente una cultura generale oceanica. Non ne fa sfoggio sempre, perché è chiaro che non è Anche perché sempre non perché. può, poi non ci sono sempre le occasioni per farlo, devi farlo con le persone giuste. Assolutamente. Sì, ma poi. Max non è quello che qua in queste zone chiamerebbero lo sborone, è uno Anzi, molto. Sì, è molto tranquillo, quindi è. allora Debbie, Cuore Rosso Blu, ci dice: sono Debbie che ti ha regalato la tartaruga di peluche a Mantova, e ogni volta ai concerti in Emilia mi viene a salutare alla destra del palco. Io sto alla destra del palco, ha capito? Ha capito? Sì, vabbè. No, diciamo che se qualcuno mi chiede di salutarlo, non dico mai di no. Se posso, perché è chiaro che ci sono delle situazioni in cui non è possibile. Magari si è tirati quei tempi. Se abbiamo la riunione prima, non facciamo in tempo perché magari arriva tardi la persona, magari pretende che tu la saluti, ma ogni tanto non ci si riesce. Ma al di là di imprevisti, di solito lo faccio sempre. Sì. Ernesto, io siamo andati oltre l'ora, non ti voglio tenere più di tanto occupato perché è un discorso di... E poi la tua prima live questa, com'è la sensazione? Ma sai che ti dirò, è meglio che no, ho fatto delle interviste al telefono, ma mi piace molto di più col video. È bello così, dai. Sta più interessante. Sì. Però Sì. se ne vorrai fare ancora, guarda, ti faccio l'esempio di Michele Monestiroli, che domenica torna qua. Torna alle 19 e ci suonerà anche qualcosina col sax, probabilmente. Per quello alle 19, perché se no ha detto che lo cacciano via di casa, lo mandano via. E quindi se tu avrai voglia di tornare, davvero sarà bellissimo, perché sei una Volentieri. persona super mega eccezionale e disponibile. Prenditeli tutti. No, Manco non questo. esagerare. Allora Ok, poi ti faccio un'altra domanda. quando ti arriva il Papa a fare la diretta, cosa gli dici? Cioè, hai finito le parole. Ma magari non si dimostra altrettanto eccezionale, quindi Ah, sicuramente, bacchetterò il certo. Papa. Anzi, a proposito, visto che abbiamo Michele che lo conosce molto bene, vuoi lasciargli un messaggio, vuoi dirgli qualcosa? Domenica alle 19 gli potremmo dire qualcosa, anche se... Voglio dire, ecco, pu puoi dirgli questo: il campo ha già detto tutto. Va bene, adesso me la segno questa.
Allora, il campo, vabbè, a parte che mi viene spontaneo dirglielo, il campo ha già detto tutto. Ok, la prossima volta potresti farci sentire la tua abilità con i vari dialetti d'Italia, dice Ross. Ma ho sentito una tua predilizione per l'imitazione. Mi sembra che tu abbia un po' la capacità di fare. Prima ti è partito un Sì, Totò. mi piace fare le imitazioni, ma attenzione, cioè, sono delle imitazioni assolutamente dilettantistiche, non è che io faccio l'imitatore, però diciamo, una sorta di accento, una parvenza di accento, avendo girato tanto per l'Italia, ce la posso avere di tante zone. È chiaro che poi, cioè, quando parli col siciliano e fai finta di avere l'accento siciliano, fai, compare, ma questo accento, cioè non va mai bene. Il Sì, pugliese ti ovvio. dice la stessa cosa, il toscano ti dice la stessa cosa. Sì, ma è un finto accento, capito? Poi è Sai che questo divertente. sì, ma l'hai detto come Max. Ti è uscito un po' un sì, ma alla Max Pezzali ti è venuto. Beh, poi vabbè. Chiaramente noi abitiamo, cioè abitiamo e siamo vissuti, inquietante, abitiamo e siamo vissuti a 40, 30, 40 km di distanza, Eh quindi sì. cioè. Chiedono il sardo non è facile però, ragazzi, il sardo non è facile. Allora, il sardo si può fare, il problema è che potrei dire solo delle gran parolacce in sardo, perché alla fine poi è quello che impari nei vari dialetti, no? Anche lì, però cioè, rischi la censura pesante. Io lo sento troppo emiliano, ti dico, ti dice Debbie. Vedi. Vabbè, ma caspita. Allora, Ognuno chiedono. dice beh, infatti succede anche questa cosa, che quando vado a Milano dicono: oh, ma che accento emiliano hai? E qua mi dicono: sei proprio un milanese. Quindi dovunque vada sono sbagliato. È perché tu sei figlio Posto. del mondo, tu non hai un. Non puoi Chiaro, io stare sono. chiuso, tu devi Posso fare viaggiare. anche accento tedesco, va benissimo, capito? Capisco anche il tedesco, hai visto? Vedi? Davvero, se avrai voglia di tornare, sarà bellissimo. Mi dice la regia, perché è una regia finta, che poi. Però mi dicono che dobbiamo fare una specie di posa, come se stessimo facendo uno scatto, e non ho, uno scatto fotografico, ci mettiamo in posa, non so come mai, no, guarda, quasi quasi faccio anche uno screenshot, proviamo. Fai la faccia più bella che hai. Aspetta, la più bella? No, La più bella. ma dai, ma come si fa? Dai, Però l'ho scatta. fatta, L'hai eh. Dai, fai la faccia. fatta? Vabbè. Dai, fai la faccia bella. Grazie. Scusa, la tua era bellissima, La mia faceva proprio. ma sei La molto mia più faceva fotogenico proprio. di me, ma No, molto. sai, il mio problema vero, adesso tutti potranno confermare, è che io sono bello. E Ma in quindi realtà sì, cioè, questo è un casino. hai un bel sorriso, a parte gli scherzi, sei molto telegenico. Sì, Cosa allora fai ti domani sera? Aperto. infatti ti stavo per scrivere, visto che abbiamo già iniziato a sentirci, Ti scrivo dopo in il privato. passo successivo è il numero di telefono, almeno ci sentiamo su WhatsApp. Sai, così ti passo le foto. Grazie, solo per quello, chiaramente. Va Va bene, bene, Ernesto, ti senti. ringrazio. È stato molto divertente. Anche per me, tantissimo. Quindi a Michele abbiamo la frase da riportare, so che lui capirà. E ti auguro un'ottima serata. Se devi mettere a posto adesso con gli amici e Ross, mi pare, metti a posto perché ne hanno scritte veramente di ogni. Dandogli dello sfollato negli ultimi messaggi. Ti risparmio quello che mi hanno scritto in privato. Va Anche bene. durante. A posto Grazie così. ancora. Ciao Ernesto, un Ciao a tutti. abbraccio. Un Ciao. abbraccio a tutti. Ciao, ciao Edo, grazie. Ciao. Ernesto Ghezzi, veramente persona fantastica. Voto da 0 a 10 per Ernesto, compresi gli amici, compresi gli amici. Dai, voto da 0 a 10. Questa è una cosa che si fa sempre, che facciamo sempre molto volentieri.
Dai, voto, 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 voto per Ernesto che si è dimostrato essere. Oh, ma c'è una cosa che probabilmente accomuna tutta quella che è, tutto quello che è il mondo che ruota intorno a Max. E intorno a Max ci sono persone vere, grandi musicisti, e ci sono persone con tanta, tanta ironia, tanta, tanta gioia, un sorriso sempre stampato in faccia. E caspita, è bellissima, è una famiglia bellissima. E complimenti a loro, complimenti a tutti quelli che lo rendono possibile. Complimenti poi, i complimenti vanno anche, secondo me, ai fan. Guardate che paraculo, però è vero, perché secondo me questo si crea quando hai i fan giusti, quando hai la fan base giusta, quando hai le persone che ti seguono, che ti stanno vicine. E credo che nulla sia per caso. E quindi veramente intervistando tutti quelli che ci sono stati, da Deborah poi, che era lì con Max, a tutti quanti, io posso soltanto dire di aver trovato delle persone immense, magnifiche. Sono mega felice, quindi ringrazio Giuseppe che chiede anche un voto su di me, ma non è il caso. Grazie, Gioia. Sara, certo che ti saluto, saluto anche Sara. Adesso. Vi saluto, scusate se non siamo riusciti a leggere tutto, ma tutto quello che ci arrivava, ma c'erano domande che erano arrivate in precedenza, domande che sono arrivate qua, domande che sono arrivate su Facebook, le nostre domande, c'era veramente tanto. Sono davvero orgoglioso e felice di questa serata, sono davvero orgoglioso e felice che domenica alle 19 avremo ancora qua con noi Michele Monestiroli, con il quale faremo un'altra chiacchierata, credo molto, molto libera, ma molto libera. Parleremo di ieri, ma parleremo anche dell'oggi e del domani, perché Michele ha un progetto stupendo, che sta portando avanti, e ne parleremo. Grazie, Carla. E poi, soprattutto, probabilmente Michele ci suonerà qualcosa. Quindi, promemoria, metteremo il countdown per la live che ci sarà domenica 19. Voi mettete il promemoria così non ve lo dimenticate. Un saluto a tutti voi, un saluto. Non so se chiedo a Giuseppe se c'è qualcos'altro che dobbiamo dire, non credo. Nulla, non ho nessuna indicazione tecnica e quindi vi mando un abbraccione, un salutone. Ci rivediamo domenica qua e se volete domani alle 18:30 su Viva gli anni 90, quindi altro profilo, altra pagina pagina di cui mi occupo io insieme al mio amico e socio Ema. Lì faremo un'altra live alle 18:30 e sarà una live particolare perché lì si parla di anni 90 e si parlerà di psicologia con una psicoterapeuta, cosa strana, dice noiosa. No, perché lei usa gli anni 90 per fare psicoterapia. Come? Coi cartoni. Ma la roba mostruosa. No, davvero, quindi se volete ci vediamo domani di là o altrimenti domenica sempre qua su FM Pezzali e vi mando un bacio. Ciao ragazzi!